Perché ti ha seguito la questione un po' per quanto riguarda il video degli snack americani. Io vi consiglio di andare a vedere quel video. Vi parlavo un po' di questi Oreo che mi serviva l'altro amico di Oreo. E quindi oggi, cioè a cioccolato bianco, mi è arrivato. L'ho preso su Amazon, raga, veramente troppo troppo seri. È vero, ho speso tanto perché un pacco di questi sta 3 euro e l'ho pagato 12, vabbè, lo sapete. Però, raga, la serietà proprio non erano disponibili perché quando ho fatto io l'ordine, penso che erano andati un po' sold out. Comunque il venditore non si è preso i soldi, ha aspettato di ritirare il pagamento. E poi dopo, quando il prodotto era ritornato disponibile, si è preso i soldi in più e mi ha spedito subito il prodotto. E dopo 2 o 3 giorni, neanche 2 giorni, il pacco è arrivato a casa. Quindi oggi faremo un po' biscotti proteici, quindi Oreo proteici versus Oreo originali. E quindi ovviamente ho preso questo qui. Io inizierei con i bianchi. Vabbè, la confezione è arrivata un po' disastrata, ma non ce ne frega. Infatti, mo' li tolgo così io vi faccio vedere proprio la confezione. Ok, allora questi sono gli Oreo originali a cioccolato bianco e questi invece sono quelli lì della Max Protein, che sono Total Choc. Vabbè, ci sono 4 biscotti. Ovviamente io vi lascio i valori nutrizionali di ogni biscotto, quindi no, di tutta la confezione. Andiamo prima con questi qui, proteici. Questi qua li potete trovare sul sito di All Supplement. E sapete che già nell'info box trovate il mio codice sconto. Allora, aspettate perché non voglio rompere. Vabbè, come non detto. Oddio, ma sono enormi! Guardate qui, ce ne sono 4 dentro. No, vabbè, quanto sono belli! Vamos, assaggiamo. No, vabbè. Mi sono innamorata. C'è proprio di Oreo dentro. No, vabbè. Io sto scioccata della bontà. Sto scioccata, ragazzi. Sembra di mangiare un Oreo originale. Io di solito ho provato quella di Prozis. Bocciatissimo l'Oreo. Ma questo non sembra proprio un Oreo proteico. No, vabbè. Non ci credo. Proprio il cioccolato bianco fuori. Poi non sa di chimico. No, vabbè. Assaggiamo questo. Ho portato la mia bevanda, cioè acqua. Si presenta così, ci sono all'interno 6 pacchettini, vediamo, più piccolino, quindi un po' di meno. Oh, guardate sotto, Oreo, assaggiamo. Raga, vi posso dire, che al sapore stiamo lì. Forse, no, forse in questi qui si sente di più proprio il biscotto, si sente proprio di più l'Oreo e di meno la parte fuori. Invece qua invece è l'inverso, si sente di più il cioccolato bianco. Però raga, vi posso dire che si somigliano molto molto molto. Sono la vita. Come qualità prezzo, siamo quasi lì. Solo che in questo ci sono sei confezioni, quindi troviamo 6 per 2, 12, giusto? Sì, quindi troviamo 12 biscotti. Invece qui ne troviamo 4. Però sono molto più grandi questi qui della Max Protein. Non voglio dire una scemenza, ma penso che questi della Max Protein stanno 3,50 euro e invece questi, vabbè, io lo pago 12 euro, però
costano 3 euro, 4 euro, 5 euro. Siamo là, sui 4-5 euro, va? Quindi siamo un po' lì. Dovete vedere voi, però, raga, vi posso dire che se state per fare, se comunque state effettuando un ordine sul supplement, dovete prenderli perché sono davvero troppo, troppo buoni. Quindi meritano tantissimo. Quindi, con i bianchi abbiamo fatto. Adesso andiamo a assaggiare insieme questi altri qui, oh. Che noi abbiamo provato insieme in un video degli snack americani, però li proviamo anche qui, oh. E sono gli Oreo al cioccolato normale, e quindi noi li andiamo a confrontare con questi. Però io non so, allora, questo è scritto Black Total Choco. Io mo non so se sono, sì, Black Choco, cioccolato nero, quindi sarebbe cioccolato fondente. Però, ma che va, che non sono proprio uguali, diciamo proprio il voto, perché io penso che io siano, sì, siano a cioccolato fondente. Questi ovviamente sono a cioccolato normale. Però siamo qui, proviamoli. Allora, sono sempre biscotti proteici, maxi protein. Vediamo un po'. Ma secondo me non sono proprio fondenti. Secondo me non è proprio fondente fondente. Eccole qui, oh. No, fondendo. Sinceramente, di questi qui non ne vale la pena, nel senso, se proprio volete spendere questi soldi e volete fare un acquisto mirato, io vi consiglio i bianchi, cioccolato bianco, perché sono più particolari, sentite più la differenza di sapore. Invece qua no. Mi sono dimenticata di dare il voto, vabbè, lo diamo dopo alla fine. Però per me, io vi consiglio di prendervi i bianchi, raga, assurdi, cioè se in ogni ordine li prenderò, sicuro. Andiamo con gli originali, se riesco a non fare danni. Eccolo qui. Anche questo però, niente di più l'Oreo. Però quindi, ricapitoliamo. Allora, per quanto riguarda i biscotti bianchi proteici, io a loro gli do un bel 10, raga, io gli do un bel 10 perché per me si prendono proprio l'eccellenza. I bianchi anche, cioè, raga, per me hanno vinto. Cioè, per me forse è meglio non dare un voto, però vi dico che anche loro hanno preso proprio il massimo, quindi un bel 10. Invece, questi altri qui, sinceramente, sono buoni, però non vi aspettate niente. Cioè, nel senso, posso dire però che rispetto a quelli della Prozis, questi Oreo dentro sono proprio Oreo, cioè parlano proprio di Oreo. Non sono Oreo, però sembrano proprio gli Oreo. Quindi a loro gli do un bel 7,5. Un bel 7,5, sì, se lo meritano. Invece agli Oreo original gli do un bel 8. Quindi, ragà, per me, acquisto mirato bianchi. E niente, ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e mi raccomando, seguitemi su Instagram. Ciao!